Ore 13, l'uscita del liceo Tito Livio senza studenti, le fermate del tram e dell'autobus praticamente vuote, ultima campanella per tutti gli studenti padovani. Da domani purtroppo ci dicono si torna con la didattica online. La didattica in presenza per gli istituti superiori era già stata ridotta al 25%. Per quelle classi a cui oggi toccava il turno a scuola è stata dunque l'ultima campanella. Per almeno un mese gli oltre 38.000 studenti padovani dovranno frequentare le lezioni da casa. C'è molta amarezza, ci dice a microfoni spenti il preside del Tito Livio nel chiostro silenzioso. E anche agli ultimi alunni seduti alla fermata del bus non basta sapere che domani potranno alzarsi un po' più tardi per iniziare le lezioni. Molto più bello lavorare in presenza, però il bello della didattica a distanza è che puoi dormire di più. Però comunque è più bello, cioè è più bello in presenza. Più bello in presenza perché si capisce meglio le cose. Per molti versi non è il massimo, però questo è per la salute si fa, quindi ci accontentiamo. Delusi anche gli studenti universitari, anche per loro, esclusi quelli del primo anno, è stata l'ultima giornata di lezione in aula. Era una giornata un po' particolare perché adesso so che non ci sarà più questo effetto di gruppo, di conoscere gli altri studenti, questa atmosfera di classe, quindi un peccato. Penso che comunque con tutte le misure magari sarebbe stato possibile un po' permettere nei limiti la presenza almeno in università, ma purtroppo no e vabbè, ma ci adattiamo. È sempre un dispiacere perché si perde un po' quello che è il mondo universitario, anche le conoscenze. Nel Veneto, zona gialla, tirano un sospiro di sollievo baristi e ristoratori che fino alle 20 di mercoledì sera hanno atteso le comunicazioni del Premier Conte, ma che possono continuare a rimanere aperti fino alle 18. Da venerdì scatta il coprifuoco alle 22 con il divieto di circolare se non per motivi di lavoro, salute e comprovata esigenza. I mezzi pubblici potranno viaggiare con capienza massima del 50%. Chiusi musei e mostre, sale slot, bingo e i centri commerciali nel fine settimana.